Giovedì 17 novembre si è tenuta presso Cometa l'ultima conferenza del ciclo dedicato al privato sociale. Tema: il futuro è non profit. Relatore: Pierpaolo Donati, docente dell'Università di Bologna. Il tema della sua conferenza sarà il futuro è non profit. Possiamo quindi essere tranquilli e positivi per i prossimi scenari del terzo settore? Ma non direi, nel senso che per far emergere il privato sociale, il non profit, occorre un'azione molto molto complessa di riduzione del potere dello Stato e di civilizzazione del mercato. Quindi io vorrei spiegare come si può fare questo, che è possibile, ma ci vogliono tante condizioni. Il vero problema anche dell'Italia, del modello europeo anche rispetto a quello americano, è proprio questo, che questo mondo del terzo settore, del privato sociale, del non profit, non ha sufficiente coscienza di se stesso. La società si basa oggi sulla relazione. Il paradosso è però che noi siamo in rete con il mondo, con milioni di persone, ma allo stesso tempo siamo sempre più soli. Secondo lei in futuro qualcosa può cambiare? Può cambiare se ci si rende conto che la connessione non è una relazione. Le connessioni su internet, i social network, eccetera, sono utili se servono per conoscere le persone, stringere dei rapporti con le persone, avere amicizia reale, non quella di Facebook, amicizia vera con le persone. La cosa importante sono le relazioni. E allora il privato sociale ha questa grande funzione per l'intera società, proprio di attivare le relazioni. La redazione Non Uno di Meno TV è anche occasione di incontro. Nei giorni scorsi ci hanno fatto gradita visita due esponenti della Fondazione di Comunità della Val d'Aosta. Siamo qui con Luigino Vallè, presidente della Fondazione di Comunità della Val d'Aosta. Siamo lieti di ospitarla nella nostra redazione di Non Uno di Meno TV. E come mai il motivo di questa visita? Anch'io, da mia parte, sono lieto di essere qui a Como e siamo qui soprattutto per due argomenti. Uno legato al progetto Youth Bank, che riterremmo importante farlo anche nostro. Il secondo aspetto riguarda invece il tema della comunicazione. La nostra fondazione non ha gli anni che ha la fondazione provinciale comasca, ma riteniamo importante poter essere bravi come la fondazione comasca nel essere visibili all'interno della nostra comunità. Un'altra testimonianza concreta del valore aggiunto che Youth Bank crea nella nostra comunità. Siamo andati a Lurate a incontrare i ragazzi del Parco Ubuntu. Siamo venuti a conoscenza del progetto Youth Bank e ci siamo trovati in questo spazio qua a fare gli upload dei vari dati, e è stato eccitante anche nello stesso tempo. Parco Ubuntu è più che una semplice zona verde. Parco Ubuntu è appunto un parco aperto ai giovani e alle persone di qualsiasi età. È un posto dove la comunità può venire a ritrovarsi, a unirsi e ritrovare valori ormai persi, perché siamo ormai chiusi nei social network o in una comunità che non è reale. Al parco invece si può venire e socializzare l'uno con l'altro. Il significato della parola Ubuntu è io sono perché noi siamo, e vuol dire che possiamo essere noi stessi soltanto grazie alla comunità, e la comunità può essere sé soltanto grazie a ognuno di noi. E questo è il senso del parco, perché noi lavorando al parco diamo qualcosa alla società e il parco allo stesso tempo dà qualcosa a noi, perché noi facciamo esperienza. Non siamo tanto noi che andiamo a chiedere alle persone come gli sembra il parco, eccetera, ma in realtà sono proprio gli altri che vengono da noi a chiederci come va, cosa stiamo facendo, e danno consigli, ci raccontano tanti aneddoti o storie anche sul parco. Quindi alla fine è un progetto che si vede che alla comunità interessa e piace. Grazie e arrivederci alla prossima settimana.